spiegare perché assieme alle persone che allora collaboravano con me all'Inter, la cosa è nata prima di tutto per un grande rispetto che ho per la società di cui io ero presidente, cioè l'Internazionale Football Club, che è una importante, famosa società nel mondo, che nel frattempo ha anche vinto molto, ma ha perso anche, quindi una società molto vivace, affascinante. E di questa società ho voluto e voglio molto bene. Per questo fatto, per rispetto nei confronti di questa società, ho pensato che lei stessa potesse essere uno strumento validissimo per aiutare, non so quale altra parola si possa usare, ma per aiutare chi aveva molte più difficoltà a una vita più semplice, più facile, a affrontare lo sport con semplicità. E aiutare chi? Bambini perché per tutte le ragioni che mi ha detto fino adesso, poi per una ragione anche molto normale, perché fanno più tenerezza di qualsiasi altra situazione nel mondo, e perché sono il futuro, e perché ti sembra di, perché vorresti in tutti i casi evitargli la paura, che è la prima cosa che si vuole evitare ai bambini, e evitargli anche di perdere le illusioni. Quindi attraverso questa grande società, lo dico anche per come era vista dagli occhi dei bambini, questa grande società andavamo in tutto il mondo a cercare di organizzare qualche cosa che li mettesse in condizione di sentirsi un po' importanti. E perché dico un po' importanti? Perché mentre quella maglia, che tutti gli anni comunque era la stessa, ed è, cerchiamo di scoprire ancora, ed è la stessa maglia che hanno i giocatori titolari dell'Inter, i professionisti, mi faceva sentire come i giocatori dell'Inter, e cioè come dei professionisti e degli eroi per tutto il mondo. E quindi anche loro facevano parte di questo gruppo nello stesso momento. E perché non ho mai fatto fondazione, ma ho pensato di tenere nell'ambito della società questa organizzazione? Perché mi piaceva pensare che i tifosi dell'Inter, tutti quelli che stavano con la nostra società, avessero la stessa visione della prima squadra e di quello che nel mondo invece erano tutti quelli che potevano seguire con lo stesso colore questa società, l'Inter. Quindi devo dire, la cosa è nata con un po' di incoscienza anche, forse con molto coraggio, ma è nata prima di tutto nelle favelas brasiliane, in prima battuta, ed è stata qualche cosa che ancora adesso naturalmente sono lì. Noi siamo in, tanto per dare un'idea di tre campus, siamo in 29 paesi in questo momento, distribuiti più o meno in tutto il mondo, soprattutto Africa, Sudafrica, molto Europa. Siamo anche a New York in questi giorni, apriamo un intercampus nel Bronx. Quindi sono paesi molto difficili e zone molto difficili, paesi che invece hanno magari un'alta democraticità, però lo stesso ci sono delle zone difficili dove noi possiamo, siamo invitati, non siamo noi a forzare la situazione, siamo invitati e cerchiamo di fare il minimo necessario perché questa zona possa essere, diventare per i bambini una zona di sicurezza, di protezione, e perché si possa dare a questi bambini quello che vi ho detto fino adesso, non tutto quello che vi ho detto fino adesso, ma almeno un po' più di sicurezza, un po' più di gioco, un po' più di piacere, un po' più di gioia. E a proposito della violenza, è molto importante pensare che la prima violenza di cui un bambino può aver paura, può subire, spesso è in famiglia, non è soltanto uscendo dalla famiglia, ma è dalla famiglia che può usare, può avere anche violenze sia intellettuali sia fisiche. Ecco, il fatto di essere parte di una grande società o di una società conosciuta, con la sua maglia, con il suo vestito, con la sua partecipazione ai giochi che questa società gli organizza, mette in condizione il bambino di essere molto rispettato in famiglia. E questo rispetto della famiglia, te lo guardo, io ho in mente una fotografia meravigliosa che è stata fatta in Kosovo, quando siamo andati, c'era la guerra nel Kosovo, è stata una delle nostre prime esperienze, siamo andati nel Kosovo a creare un intercampus temporaneo.
da quella, da quell'esperienza vennero poi delle fotografie, naturalmente si fanno in tutti i casi, e abbiamo avuto, e c'era una fotografia meravigliosa di un bambino che aveva sulla sua bella mano dell'Inter, e i genitori e i nonni e tutta la famiglia, ma povera gente, che erano però fieri, ma fieri di questo bambino, lo guardavano veramente come se lui fosse l'elemento importante della famiglia che dava dignità a, tutto, a tutta la famiglia. Allora questo metteva il bambino certamente nella condizione di difendersi o di essere difeso.